lavorare per tutti i bambini di Carpico, per le nostre famiglie. Vogliamo chiedere questa grazia anche insieme a Salviaggio, vescovo e martire, perché possa farci vivere sempre nella comunione, ricordando anche le parole di Maria che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, quando rivolto al figlio suo diceva poi ai discepoli, ai servi, fate quello che egli dirà. Noi dobbiamo mettere in atto queste parole di Maria e servire il Signore, guidare il Signore. Ascoltare sempre la sua voce per poter incarnare, come diceva anche Padre Pasquale questa sera, la parola di Dio dentro di noi, in modo tale che noi possiamo anche essere da umani divinizzati, perché lo siamo già divinizzati mediante il battesimo. Preghiamo la Vergine Madre che sia lei a intercedere presso il Figlio per tutte le nostre famiglie, per tutti gli ammalati, per tutti i bambini, per tutti i giovani, per tutte le persone che in un modo o in un altro si sono allontanate da lei, si sono allontanate dal Figlio suo. Io questa mattina suggerivo come bisogna alzare sempre gli occhi al cielo per vedere